passa la macchina. Ma perché la signora non la vede la macchina? Eccola là. Giusto, che lavora sotto queste idee? Aspettate che vado a prendere la macchina. Amore, sei sicura di voler fare la finale? Perché se non sei convinta restiamo a casa. Devi essere felice. Lorena, hai sentito la mamma? Se non te la senti, muoviamo tutto. Ancora là siete, ah? Che devo fare? Che tutto io devo fare? Mamma mia, ma sempre che urli sei! Sempre con queste brutte figure, anche alla finale! Sai che mi fa male, se non urla non è contento. Sono loro che mi attaccano, non io. Forse, dai, sbrighiamoci, che dobbiamo andare. Che sto scontando del fatto. Se non ci fossi io per la cartella di nostra figlia. Questo concorso dobbiamo vincere a tutti i costi, perché non ce n'è con nessuno, ci siamo spiegati, perché tu sei la migliore, Lorena, ce li mangiamo come 5 sardi salati a questi qui. Non so se mi sono spiegato, mi sono fatto capire o non mi sono fatto capire. Abbiamo capito. E meno male. Hai capito Lorena, tu da domani puoi uscire con cacciatori di serie A, puoi uscire con uomini politici importanti, non con questo morso che di fame, hai capito che ti voglio dire? E se non bastasse, sai che fai? Ti faccio fare un calendario anche secco se ti faccio fare. No, il calendario secco se mia figlia no. Ma il calendario senza calendario non siamo nessuno, capisci? Con calendario andiamo in televisione che andiamo. Diploma da ragioniere? Certo. D'accordo? Va bene. Come c'è qui? Quattro figli, la moglie, io e già siamo sei. E che? Manco io vorrei. E che le devo mantenere io 5 euro? Ma vado a chi 5 euro? C'è che fare più meno figli, delle 5 euro. Miserabile. Ma vati, 5 euro. Si può fare bottiglia e c'è pagare i figli. Ma vati. Forza. Thank you.
pensare a cosa, dobbiamo cambiare la macchina, dobbiamo cambiare. Ma perché la macchina ha bisogno dell'acqua, bisogna? Al primo o contatto che facciamo dobbiamo comprare una macchina nuova e magari anche col frigorifero, capisci amore? Ma dobbiamo stare fermi ancora per morte? Ma che colpa mia se questo catoccio non funziona, eh? Ma che roba? Non se ne accorge che lei è qui! Guardi, guardi che è stato lei! No, è stato lei! No, 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 è stato lei! Si è girato così e l'ha picchiato! Ma che lei! Ma non bicchiere d'acqua c'è per mia moglie! Niente bicchiere, se vuole una bottiglietta! Hai messo la bottiglietta, ascolti, quant'è? 2 euro! Sì, 2 euro, che macchiata, hai un negozio, ma sono qua, 2 euro! Via, 2 euro! 2 euro, sì, ecco qua! La prossima volta la bottiglia porta, porta la bottiglia! Signore! Scusi, signore! Signore, mi scusi! Signore! 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 Il resto! Ma grazie, anche onesti siete! Complimenti, e figlia sono onesti! È indice di glicemia, signora. No, meglio grassa che secca come l'uva. Sì, si pensasse a lui, signora. E comunque lei è cretino. Io cretino, ma se guardata lei. Ma non, amore, non diamo detto a certa gente. Andiamo, andiamo. Pisello! Sì, che ma non mi faccia ridere! Sì, a lei la fascia di mia figlia gli è rimasta qua! Sì, gli è rimasta. Vieni, 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 fagliela vedere, fagliela vedere! A noi ci piace la pizza sempre! La pizza! Ha fatto schiaccia! Guarda, guarda, questa è vita! Fagli vedere la fascia! È così sì, capisci Melina! La dice mia figlia! Ha vinto la fascia Miss Condominio. Sua figlia era malata pure quella sera. No, quella sera noi abbiamo partecipato a un altro concorso, era garage aperto. Sì, Francesca, ma sta perdendo con questo signore. Ah, questo signore. Si chiama il dottor Pappagotta, Tony con la Ipso, e sono impiegato alla regione siciliana. Ha capito, caro signore? Sì, questo Pappagotta, Pappa Aurora. Di mia figlia gli è rimasta qua, amore mio, fagliela vedere. Io con lei non ci va perché lei è uno zaurdo. No, io per lei ci sono uno zaurdo. E sai che cosa gli ho detto? E sai che cosa
cotta, mi dico io tanto papà cotta che ti sa tutti voi. Siete plebei! Sei felice di essere arrivato in finale a questo concorso? Sì, sì, certo, certo, noi siamo felici perché lei sicuramente ormai è diventata un personaggio pubblico, andremo in televisione sicuramente, farà la televisione, farà la RAI, farà una fiction e presentiamo anche a Sanremo. Ma lei chi è, scusi? Io sono il papà. Ma mi scusi, ma io vorrei sentire la Lorena, che se ha qualcosa da dirmi, cioè, saprà parlare, no? Lorena, allora, qual è il tuo sogno adesso che sei finalmente in finale a questo concorso? Beh, il nostro sogno è quello di andare a Sanremo, fare delle fiction, fare anche cinema, e soprattutto andare a Porta a Porta, andare a Pomeriggio 5, andare in tutte le trasmissioni televisive e se in caso mai gli faccio fare pure un calendario sex. Ma lei chi è? Io sono il papà, il portavoce. Ma vada via, vada! Ma i ragazzi sono i produttori che ti porteranno in televisione. No, no, tu no. Bravissima, si vede che hai un talento naturale, oltre che essere una bellissima ragazza. Sai, io penso che con diversi progetti potremmo fare diversi lavori insieme, sai? Secondo me ci sono tutti i presupposti. Quando di questo... Non va perché non sono andato con mia figlia. No, non ci credo. Non ci credo io a queste concorsi. Solo farsi. Non ci credo. Dove è il futuro? Dov'è il futuro? Qual è il futuro? Vinciamo la pagina. Vinciamo la pagina. 2, 3, 4, 5 e poi. Noi facciamo un tour. Giriamo la notte. Spendiamo soldi. Spero, io spero vivamente che ci possa essere un futuro. Ecco il sogno di tanta gente, il sogno mio, il sogno tuo, il sogno della mamma, il sogno di tanta gente, di tutte quelle ragazze che sfilano. Capisci? Qual è il sogno? Lorena. Oddio! Lorena!
Papà, stai piangendo. Piango, io non mai pianto, vita. È che mi ha dato un boccerino qui nell'occhio, mi ha dato. Ci penso io. Marco, stiamo partendo. Finalmente si ritorna a casa. In diretta su Radio Italia anni 60, io sono Beppe Spignola, ciao a tutti, ben trovati ancora insieme come tutti i giorni per queste due ore dedicate sia alle notizie ma anche alle curiosità ma soprattutto alle emozioni, perché è vero che le emozioni sono assolutamente delle cose che dobbiamo gestire, imparare a conoscere. Anche la musica può darci delle emozioni, anche una canzone, un testo, delle parole, una melodia può essere sicuramente uno stimolo ad essere leggermente migliori, ad essere in buona sostanza anche persone diverse. A proposito di musica, è da poco uscito il nuovo singolo del grande Tony Morgan, un amico che saluto e che abbraccio, che è riuscito in pochi minuti a condensare tutta una serie di grandi emozioni. La canzone che suoniamo per la prima volta in esclusiva qui su Radio Italia anni 60 si chiama Stanotte. Ehi amico, che donna quella lì! L'ho incontrata l'altra notte in un rifugio, all'alba lei è fuggita ed io non so nemmeno il suo nome. Avrei voluto dire tante cose, mi ero quasi quasi. Stanotte non ho voglia di dormire. Ti racconto una favola. Stanotte. Una favola? A te? Che ci conosciamo? Siamo andati mai al bar a prendere un caffè assieme? Abbiamo giocato a biliardo, un gatto e vince. No, tu vuoi una favola? E ti racconto una favola. Allora c'è un paese che è chiamato Italia, un paese bellissimo, dove non succede mai niente. Si vive bene. Beh, tu pensa, se una vecchietta perde un po' un portafoglio, glielo portano a casa subito. Se uno sta male, va all'ospedale. Subito gli fanno tutto, non c'è da perdere tempo. I governanti di questo paese Italia chiamano sempre i pensionati e le persone anziane. Signora Caterina, signora Giovanna, hai bisogno di soldi ancora? Quello dice, no, grazie, sono anche troppe. Poi ci sono un paese pieno, pulito, non esiste spazzatura in Italia, è un paese, poi alberi, poi ci sono tante belle case, tutte belle, è un paese straordinario, hai capito? Un paese che uno può vivere serenamente. Poi la polizia pensa che è disoccupato perché non succede mai niente. No, perché veramente tu puoi stare. Papà, che cosa gli hai detto? Mio futtio! Perché quando è grande mi verrà a cercare che mi dirà: mi scusi, ma che cosa mi ha raccontato lei? Eh? Tanto io non ci sarò più, hai capito? Ma non sai che ti dica? Sei un pazzo. Paese chiamato Italia. Ah, perché saranno venduti? Guarda intorno, meglio chiudere.
Anche se non sei truccata, sei bella come il sole.